Del rapporto con una donna mi piace. L'innamoramento e corteggiamento, la prima volta che si fa l'amore, anzi i preparativi della prima volta, e quando ci si lascia. E restano i ricordi e la voglia di incontrarsi per poi non sapere più cosa dire. Flaminia. Piacere. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Vito. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ma è la tua compagna? No, mia moglie. Ciao. Ciao. Ce ne andiamo anche noi. Ciao. 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 Che sembra... Sì, però non... Intimidisce, eh? Mi intimidisci. Sai, tu mi intimidisci molto e sono innamorato di te. Volevo sapere se ci si poteva vedere per parlare un po'. Sì, noi due. Comunque sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Sono innamorato di te. Ma... Sì? Ciao, come stai? Sì, senti, no, sono un po' bloccato. Ti volevo dire se ci si poteva innamorare di me. Ti volevo dire se ci potevamo vedere per innamorarci di me. Sono innamorato di te. Ti volevo vedere per parlarti. Sono molto bloccato, mi intimidisci molto. Sì. Ma secondo te Cesare c'entra? Con le nostre riunioni? C'entra con... Io lo vedo un po' fuori dall'atmosfera, per lui... Senti, è tua? Sì. Vieni. Ti devo dire una cosa. Dimmela. Sì, ma mi imbarazza. Prima mi dici che mi devi dire una cosa e poi non me la dici. È peggio. Ma che vuol dire è peggio? È peggio, non sono contento di come sono fatto. Avevo pensato a questa cosa, invece di lasciar perdere, continuo e così non... Che cos'è questa cosa? Niente, era che mandava di fare l'amore con te. Hai visto, l'hai detto. Hai fatto tante storie. Non lo dicevo perché pensavo fosse impraticabile. Lo potevi dire subito. Mi imbarazzava. Adesso che l'hai detto sei imbarazzato. Lo ero perché pensavo fosse impraticabile come ipotesi. Ma è impraticabile? Beh, penso di sì. Beh, penso di sì, no, non lo so. Se l'avessi detto subito potevamo benissimo farlo. Ma adesso non capisco, hai fatto tutte queste storie. Non capisco cosa c'è sotto. Cosa c'è sotto? Non lo so, te lo domanda a te se c'è un motivo. Il motivo è in se stesso e poi con te sto bene. Ma che stai bene? Ci siamo visti una volta e già dopo un'ora te ne saresti scappato. Già comunichiamo così poco, figuriamoci facendo l'amore. Non lo so se c'entra, sai. Vabbè, ormai ne abbiamo parlato talmente tanto. Però non capisco il vero motivo. Te l'ho detto. Se c'è un motivo, allora non vedo perché sì. Se non c'è un motivo, non vedo perché no. Come sì e no? Non ho capito. Se c'è un motivo per cui tu mi hai chiesto di fare l'amore. Se c'è, non lo facciamo. Se non c'è, non vedo perché non dovremmo. Non sono una persona normale quando sto con te. Sono nervosa. Sì, mi sento in colpa. Tu non dici niente, te ne freghi. Sei così serafico. Io una cosa la voglio tutta o non la voglio? E io che sono una cosa? Ma sta zitto. Senti, potremmo, tu Cesare e io tu e Cesare, scrivere ognuno la stessa storia dal proprio punto di vista, dalla propria ottica, poi raccogliere tutti insieme e far pubblicare da una casa editrice che di solito... Ma perché non ti chiedo mai di questo lavoro che fai in biblioteca? Mi interessa, non ci penso, mi interessa. Interessa quello che fai. Ma come va con Cesare? Come va? Come va? Normale, bene. Normale. No, perché io sono geloso, possesso. Cosa? No, sono geloso. Ma cosa dici? Cosa stai dicendo? Ma cosa vuoi essere geloso? Come ti permetti? Flaminia, mi stai prendendo in giro? Stai scherzando? Ma che ti prendi in giro? Smettila! Stai scherzando? Comunque, l'ho detta a Cesare di questa storia. Lui sta d'un male. Sta male! Non sta d'un male!
A Milano dicono sta d'un male, sta d'un bene, il Giovanni sta d'un bello, la Giovanna, sfigato. Ma in che senso gliel'hai detto a Cesare? Cesare! Cesare, apri! Perché mi devi fare sempre questi ricatti? Ma che stai facendo? Faccio quello che posso. Vederci ancora in questo modo sarebbe rovinare tutto ciò che è stato. E cosa è stato? Ho capito, non vuoi fare tragedie, va bene. Hai capito? Hai capito? Cosa? Te l'ho detto prima, non ci dobbiamo più vedere. Tanto fra una settimana ti sarai scordato tutto. Vedi, Flaminia, io lo so, ne sono certo, che quando tu sarai arrivata al punto di saturazione del tuo rapporto con Cesare, io me ne accorgerò. Io lo so, mi alzerò una mattina con la netta sensazione, va bene, ciao.